Si spara ancora per le strade di Kabul, ma stavolta potrebbe essere un segno di giubilo per l'imminente definizione del nuovo governo a guida Taliban, un passaggio che tutti attendono di vedere. Per il nascente Emirato Islamico, dopo un confuso e informale passaggio dei poteri dalle forze di occupazione rimaste sul terreno per 20 anni, la prossima tappa è quella di formare un governo, sperando di costruire buone relazioni a livello internazionale. I talebani sanno di essere sotto pressione, con la comunità internazionale che osserva da vicino le loro mosse e gli sviluppi in Afghanistan. Il mondo si aspetta una sorta di progetto per il paese e di sapere che tipo di tabella di marcia sarà tracciata dai talebani. Naturalmente, da questo dipenderà se alcuni paesi riconosceranno o meno i talebani e forniranno sostegno. Un sostegno che sarà fondamentale per il paese e il futuro degli afghani. Intanto, mentre i talebani assicurano di aver imposto il loro ordine anche nella provincia ribelle del Panjshir, dal terreno arrivano lo stesso notizie di scontri in atto. Amrullah Saleh, ex vice premier, che proprio nel Panjshir ha trovato rifugio, conferma a Euronews di non aver lasciato il paese e di continuare a combattere su un triplice fronte, contro l'attacco dei talebani, di Al-Qaeda e dei terroristi sostenuti dal Pakistan. Nella valle del Panjshir combatte contro il nuovo regime anche il fronte nazionale di resistenza di Ahmad Massoud, il quale ha detto di non avere nemmeno preso in considerazione la proposta di assegnare al suo gruppo 2 posti nel nuovo governo. Per lui i talebani hanno scelto la via della guerra.